Un saluto a tutti da Attilio Barris e benvenuti sul mio telefono. Porca puttana, me l'ha detto, questo è il mio telefono. Siamo col Galaxy S10. Oggi andremo a provare un super gioco. Un gioco straordinario che mi hanno detto che è veramente molto molto bello. Quindi siamo su Android e andremo a provare appunto Grid Autosport. Lo proveremo con voi la prima volta. Non l'ho mai provato, quindi oggi non so che fare. Mi sono scaricato il gioco Grid Autosport della Codemaster e quindi siamo qui e vedremo insieme come sarà questo gioco. Ecco qui il menu principale, mi dice partenza. Sì, pacchetto coupé, pacchetto l'agenda e tu, dobbiamo scaricare quindi altre cose. Vabbè, scarichiamo, ritorniamo di nuovo in live. E dopo aver scaricato il pacchetto CHD, mi ha scaricato anche pacchetti autovetture, siamo pronti per partire. Ma ha fatto già verifica contenuto, ma no, abbiamo scaricato tutto. Giocatore 1. Avvertenza, salvataggio automatico. Ci spostiamo qua, mettiamoti qua all'angolo, ecco qua, ci mettiamo qua. Prima di cominciare la prima stagione, devi inserire i tuoi dettagli pilota. Allora, ovviamente mettiamo Banfi, come sempre. Ah no, quello era il nome. Allora andiamo indietro. Andiamo indietro. Mettiamo Lino. Andiamo avanti e qua mettiamo Banfi. Banfi. Perfetto. Età sotto i 16, 21 30, 31 40. Sono vecchietto io. Nazione Italia. Nomi maschili, nome audio. Lamberto. Ah, pure. Ok, Lionello. Lionello. Luigi, Emanuele. Ma vediamo, non sta. Il nome mio non ci starà sicuramente. Sono convintissimo che il nome mio non ci sta. Antonio sta. Ok, Antonio. Arturo, cioè sta Arturo non c'è Attilio. Ma vaffanculo. E che mettiamo qua? Che mettiamo? Felice, preso Felice. Giorgio, Giovanni, Gustavo, Jacopo, Italo, Ivo. Livo, Livio, che ti. Ok, Livio. Che più o meno come Lino, più o meno, ma non è che. Ma. Ah, nazionalità, nome audio. Ma per forza devo mettere questo nome audio? Vabbè, dai. Ok, Livio. Per progredire nelle Livio. Varie discipline in vista dei campionati grid, devi conquistare punti esperienza. Le impostazioni di gioco determinano il ritmo con il quale guadagni punti esperienza. Puoi cambiare le impostazioni quando vuoi. Allora, per i piloti, prime armi, frenata automatica attiva. Oppure. Per giocare i giochi di corsa automobilistiche, professionista. Vabbè, io vorrei andare prima piano piano, ovviamente. Rookie, frenata automatica attiva, perché poi non sappiamo neanche come va. Ovviamente c'è la carriera, campionati extra, coppa personalizzata, prove a tempo. Poi abbiamo, vediamo, gara veloce. E poi abbiamo opzioni e bonus, vediamo, difficoltà e vabbè, comandi, vediamo i comandi, inclinazione no, lo odio, volante touch, sì, questo potrebbe andare bene, devo provare, è da provare con il telefono, con l'S10, ovviamente siamo sull'S10, da provare un po', io direi di fare prima una gara veloce, poi iniziare la carriera. Comprende la gara classica, controtempo, eliminazione, resistenza, traguardi, c'è parecchia roba, vai, la gara classica. Auto da strada modificate per le gare, tuning, endurance, auto sportivo, turn differenza, open wheel, tuner, street.
per i circuiti cittadini. Va bene, vediamo Touring, vediamo. Super, dai, super. Barcellona, vediamo, Chicago, Indianapolis, questa la conosco. Red Bull Ring, dai, Red Bull Ring, oppure sta anche la Yas Marina, bello. Poi c'è Brenzaccio, lo conosco, Autodromo Algarve, ah, parecchie piste, eh. Hockenheim. Selezione vettura. Che cazzo di auto sono queste? Che cacate sono? No, 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 vai. Che cazzo devo fare queste? Super Touring. Cioè, ci sono solamente due modelli, Ford e Holden. No, dai, no. Okay, mini cap, mini, ma non te le fa vedere, classe touring car, vediamo. Ah, qua ci sono gli altri. BMW, oh! Audi A4, questa è la macchina mia, quella che ho io, no, questa veloce. Bello, eh? Vediamo come si vede, vediamo come va. Gran Premio Germania, 4,6 km. Prossimo evento, il Touring. E qui è, sì, Touring, le Legend, il Touring Legend, sì. Consiglio, ok. Si vede spettacolo, come si vede. Wow. La Volvo Station Wagon. Eh no, perché c'è questo? No, perché c'è... Aspetta, no. Le impostazioni, no. Quindi perché io voglio... Comandi, ok? Voglio questo. Volante touch, sì. Ok. Volante touch. Stai usando volante touch. Ok. Ragazzi, è spettacolare come si vede, eh? Va un po'... Mamma mia, che fuoco di merda! Va un po' a scatti, però... Vediamo se ce la facciamo. La Volvo Station Wagon si può vedere. La 850. C'è un po' di lag. Dobbiamo trovare i comandi giusti, secondo me. Oh, sfasciamo tutto. Ma dai, carte, che cazzo sto a combinare? Cioè, qua sarebbe bello giocare col joystick, però è da capire se riesco a collegarlo. Mi esce intanto la bandiera... Che cazzo è? Oh. Ste Volvo cagate stanno avanti, Difficile, eh? Non riesco. Oh! Secondo giro, siamo a un passo dal primo posto. Sì, bravo. L'hai detto proprio bene. No, ragazzi, io devo cambiare un po', devo provare a cambiare i comandi, perché non mi trovo così. Volante touch, frecce touch,
Oppure accelerazione automatica, no. Frizione, vediamo, volante touch, no, e dobbiamo provare con questi. Inclinazione. Proviamo. Ecco fatto che mi vedete anche girare anche a me. Comunque la grafica è qualcosa di eccezionale, almeno una PlayStation 2. Ah, che cazzo. Cazzo fanno a guidare così? Ma anche la telecamera si può cambiare qua. Allora, intanto facciamo queste prove con la telecamera qua. Allora, questo è più lontano. Questo da qua. Ah, così sì. Allora, tu vai qua. Questo lo spostiamo qua. Vai, andiamo così. Almeno. Tanto qua si stanno ammazzando. Allora, sta pure alla Alfa Romeo la 155. Vabbè, ma questo è da giocare col joystick perché li merita tutti, eh. Bel gioco. Mo stiamo andando forte, vedi che riesco a vedere meglio. Come non detto. Dai, vada avanti i coglioni, dai! Spingere e correre! Terzo giro, non male, sei nel gruppo. C'è anche il team radio, molto molto bello. Oh, bastardo. No, 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 no. È sempre qua che mi frega. Oh, oh. Mi devo abituare però, non è facile. Però se riuscirò a giocare col joystick PlayStation 4 qua sarà divertentissimo. Ci buttiamo all'interno, va a chiudere lo stronzo con l'850 là con la cassa funebre. Posizione, cioè, quinti. Stiamo controllando pure il contrastazzo. Boom! Andiamo all'interno. Oh, che chiudono pure. Vedete, chiudono e non ti fanno pa. Ah, oh, vedo un po' incrocio di questo. Ah, ti devo passare, devo passare. No, sull'erba! Vai, vai! Siamo all'ultimo giro, non ce la facciamo, ce la facciamo! Oh, sulla linea! Sulla linea! Sulla linea! Aspetta! Ah, tu vedi la macchina come da me! Che cazzo è successo la macchina? No, vediamo se si vede il replay, spettacolo. Sì, vabbè, pure il replay, ragazzi. Qua quando sta
guardate qui, mamma, è spettacolo. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Cioè, stiamo parlando di un telefonino, Guardate qui. Cioè, guarda qui che spettacolo. Vabbè, io faccio cacare, vabbè, ci può stare, però. Cioè, pure l'interno addirittura, vabbè, no. Bellissimo. Io che mi prendo tutti i cartelli. Ma quanto è brutto quella bastarda, la 850, ma veramente hanno corso con la Station Wii. Signore, l'Alfa Romeo è da provare. L'Alfa Romeo è da provare. Ok, la gara veloce l'abbiamo fatta, l'abbiamo provata. L'abbiamo provata. Diciamo che è andata abbastanza bene, però uno spettacolo, sembra il PlayStation, veramente impressionante. Direi di fare un'altra garetta così veloce, giusto per prendere la mano. Gara, sì. Allora, stanno le Touring, le Endurance, no, io voglio provare la 155 delle Storic, perché le leggende ci sta tutto. E di provare pure la Red Bull Ring, andiamo su Alfa Romeo e parliamo della 155 TS, uno spettacolo, vedi vettura. La grafica è un qualcosa di eccezionale, veramente eccezionale, trazione anteriore. E siamo quindi in Austria, andiamo a provare questa autovettura qui. Ovviamente ora provo a cambiare di nuovo i comandi per capire come usarli, poi vediamo se riesco a collegare se riesco a collegare il joystick. Sarebbe veramente bellissimo, un bel gioco da telefono, ve lo consiglio. Ovviamente dovete scaricare il pacchetto HD che prevede solo cellulare, cioè certi tipi di cellulari. L'S10 funziona. Accelera e frena. Allora, proviamo a cambiare comunque comandi, giusto per. Allora, interfaccia, va bene, telecamera, opzioni avanzate. No, ma che cosa c'è? Beh, i comandi dove stanno? Opzioni avanzate. Sei sicuro di voler avanzare? Sì. No, non c'entra niente questo. Dove stanno i comandi? Non mi fa prendere i comandi, quindi direi comunque di fare un altro giro così, vediamo. Se si sente la turbina. Allora, questa mi voglio concentrare. Mamma mia, abbiamo distrutto tutto. Ma sentite qui. Siamo in quarta posizione, sempre la Volvo avanti. Li freniamo sempre addosso. Affangulo. La 155 prima. Scusate se ogni tanto. E dai, non riesco ad andare dritto. Ci siamo, stiamo andando più veloce, ma in seconda posizione.
siamo a un passo dal primo posto. C'è un'altra Alfa in prima posizione. Passiamo dall'esterno. Ehi, bello. Pura trazione di controllo, sta tutto praticamente qua. Oh, ma frenando. Frenando se n'è andato un po'. Sbanda la macchina, frenando. Siamo al penultimo giro. Non so quello dove cazzo sta, perché per vedere dietro qua Quanto sta quello? Vediamo. Hai stabilito il giro veloce della gara. Non riesco, sono così concentrato a guidare qua che è tutto storto, non capisco un cazzo. E non riesco a vedere quanto vi dista qua, mi sa un po' comunque. Dove cazzo vai? C'è qualche sorpasso dietro, Rick Scott, seconda posizione. Hans Hanselberg è terzo. Veramente è difficile pure fare le traiettorie, cioè mi sto stancando. Tenere il freno in mano così. Non è facile guidare così, eh. Tre minuti un giro in Austria. Guarda, con le Formula 1 si fa 1,5, 1,4. Un secondo sta scritto lì. Cartello, sembra che ce lo devo zombare, ma arriviamo all'ultima curva e lì un disgraziato Benvi fa la sua prima vittoria su Alfa Romeo 155. Eccola qua, vedete il parafanca e sallare quando vado a frenare. Andiamo a vedere quindi giusto qualche cosa di replay. Ah, vabbè, comunque è uno spettacolo, c'è da divertirsi qui, eh. Guardate. Vabbè, se tremava pure il, vedete qua, boom, da botta. Se tremava pure il tegi cristallo era proprio. Guardate qui, oh. Allora, credo che sia uno dei più bei giochi che ci sono sul su un telefonino, cioè sgomma addirittura. Costa 10 euro però. Cioè ti puoi divertire, eh. Vediamo giusto un giro poi
guardate qui, arriva slittando sull'erba, giusto qualche micro lag, però credo che sia normale. Molto più bello graficamente di Real Racing, anche come si muove la macchina. Ecco qui sorpasso, arriviamo sul rettilineo e credo che può bastare così. Ragazzi, molto bello, veramente bello. Team auto grande, figuriamoci era piccolo. Ragazzi, direi di terminare qui la prima puntata, perché poi registrerò altre, faremo insieme, inizieremo insieme la carriera. Lasciate nei commenti qualche vostro giudizio su questo gioco su Android. Ovviamente io sono Attilio Boris, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sul mio cellularone e su Grid Autosport. Ciao a tutti, disgraziati, bello, e buon anno a tutti, perché ora siamo nel 2019, ma tra qualche ora saremo nel 2020. Ciao a tutti, disgraziati, bello.